la busta con dentro la parola di stasera, che vale 160.000 euro. E rieccoci qua, io. Non c'è due senza tre. Non c'è due senza tre. Però dobbiamo cambiare il finale, eh? Magari. Dobbiamo cambiare il finale, anche perché a per casa... Per chiedere un aiuto da casa... A suocera? Ma quello è un altro game, quello è un altro gioco, con l'aiuto da casa. Qui siamo all'eredità, alla ghigliottina, ed è il momento di mettere le cuffie. Forza, Ivo, forza. Ecco qua. Massima concentrazione, tutti con te, c'è energia. Le professoresse alle tue spalle ti stanno mandando energia positiva, noi tutti in studio. Andiamo con le prime due parole, tra cui scegliere. Hai brutto o frutto? Frutto. Ghigliottina. Ahia. Stavolta è andata male la prima scelta, ma ce ne sono altre quattro da fare. Seconda coppia. 80.000, eh? Costume o maschera? Costume. Ghigliottina. E rimbalza. Ok. Terza coppia. Mesi e anni. Scelta. Anni. Ghigliottina. Bene così, bene così. Stiamo resistendo su a quota 80.000. Penultima scelta da fare. Tanto oppure più? Più. Ghigliottina. Fantastico, fantastico. Sorride Ivo, perché ci sono 80.000 sul tavolo e c'è solo l'ultima scelta da fare. Attenzione, stai ragionando sulle parole uscite. Questa è l'ultima coppia. Quarto o quattro? Quarto. Ghigliottina. Quarantamila. Gran bel montepremi, hai portato fino a qui. Brutto, costume, anni, più, quattro, un minuto di riflessione. Vai, Ivo. Vale 40.000 le cuffie, la cuffia. La cuffia puoi toglierla. Ho visto esitare al termine del tempo, poi hai preso di corsa il pennarello e hai scritto una parola. Sì. Ho avuto degli agganci con alcune parole e forse si accostano meno con altre, insomma, vediamo di far quadrare il cerchio. Vediamo di far quadrare il cerchio, eh? Con mani. Ah sì.
Allora, così mi è venuto, per esempio, su quattro, quelle composizioni di, per pianoforte a quattro mani. Sì. Può anche fare un lavoro a quattro mani, insomma, si usa, quattro mani. Esattamente, proprio con più mani, cioè mettere, cioè un lavoro fatto con più mani, diciamo, un lavoro corale, insomma, diciamo. Più mani anche di vernice, per più esempio. Più mani di vernice, si tinteggia, sì. Ok. Poi, anni. Diciamo, sì, con gli anni, ecco qua, farla calzare, diciamo che è un po' più difficilino. Un costume? Diciamo che le mani con gli anni magari poi diventano più rugose, insomma, no? Si può vedere anche dalle mani il passare del tempo, mettiamola così. Sì. E con costume, diciamo che, più che costume nel senso dell'abito, costume come un modo. Usi e costumi, quindi costume come un'abitudine, di un popolo, quindi, per esempio. Sì, quindi con le mani, diciamo, fare un determinato lavoro d'abitudine, quindi insomma, nel piano, un costume. È costume fare una certa fare cosa. È costume. Così. Brutto. È brutto. Mani questa è brutto. È tosta, Diciamo che è brutto alzare le mani. E non è brutto alzare le mani, senza dubbio. Non è cosa che si fa, diciamo. Senza dubbio. Un po' di senso civico anche a questa parola. Insomma, è stata una faticata, devo dire. Sì, anche spiegare e cercare di legare tutto. Sempre. Hai detto mani e anni. Hai detto... Come l'hai legata con anni? Con gli anni, insomma, le mani cambiano, vario. Cambiano, con gli anni invecchiano e quindi sulle mani appaiono come per tutti, appare. Le rughe sulle mani non l'ho ancora visto. No, non è rughe. Che appare sulle le macchie, non so, erano le macchie. C'è una cosa di te che mi ha colpito molto, sei un grandissimo lettore, vai anche a degli incontri in cui tutti insieme leggete libri, sì, no? Leggiamo un libro, sì, lo commentiamo. Che genere di libri leggete? I più disparati. Anche gialli? Anche gialli. Anche di Sherlock Holmes? Nello specifico no, però è un buon argomento poi da trattare prossimamente. Hai letto mai gialli di Sherlock Holmes? Qualche rimando dell'infanzia, mi avevano regalato un libro per la prima comunione. Che libro era? C'era il Mastino dei Baskerville. Ah, il Mastino di Baskerville, sì. Un altro capolavoro di Sherlock Holmes. Con quattro ti viene in mente qualche... Il segno dei quattro. Brutto segno. Il tesoro, no? Il tesoro nascosto, sì. Il segno dei quattro. Eccolo qua. Un brutto segno. Elementare, Watson. Eh sì, adesso qua ci siamo. Eccolo qua. Partiamo dal segno dei quattro. Sherlock Holmes. Un brutto segno, che è quello che ho avuto io quando ho sentito la parola. Presentimento, diciamo. Però in questo caso è un brutto segno, qualcosa che, insomma, non ti piace. Cioè, un brutto segno, questo non mi piace. Certo. Costume? Un segno di costume? Nel senso. Oppure il costume, nel senso il costume è proprio quello del mare. Quando torni, quando ti sei abbronzato, okay, c'è il segno del costume. Segno degli anni. Segno degli anni, cioè con le mani, ma vale per tutto il resto sì. Del corpo. E segno più. Più, è un segno, positivo. Come meno, ma quattro, l'hai detto, ma in questa puntata comunque resta il segno più, perché sei arrivato fino qui. Complimenti, Ivo. Ce la faremo a trovare questa parola stasera, segno, è segno. Ciao Ivo, bravissimo, complimenti, a domani con te.